Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 23 aprile 2021. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 6, versetti 52-59. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Commenta il Vangelo per noi Don Federico Buet. Per poter vivere è fondamentale nutrirsi. Mangiamo per rispondere al bisogno di autoconservazione, ma non ci limitiamo solo a questo, perché noi mangiando creiamo legami, soddisfiamo il desiderio di comunione e vediamo anche quanto questo aspetto ci manchi in questo tempo che stiamo affrontando e vivendo. Non basta nutrire la testa, occorre nutrire la vita. Ecco perché esistono i sacramenti, ecco perché esiste l'Eucarestia. La realtà è fatta di sostanza e di accidenti. Nell'Eucarestia accade quella che Tommaso definiva la transustanziazione, il cambiamento della sostanza. Quel pane e quel vino che ci ha offerto, di cui siamo invitati a nutrirci, è realmente Gesù. Esternamente invece è pane e vino. Noi cristiani siamo invitati a nutrirci di Cristo, a nutrirci dell'Eucarestia, perché chi mangia di Cristo diventa Cristo. Possa allora ciascuno di noi riscoprire l'importanza di questo sacramento nella sua vita cristiana. Buona giornata.